Bentornati con noi amici di TG Architettura. In apertura parliamo di attualità. Confindustria Ceramica e Bologna Fiere hanno infatti firmato un accordo finalizzato a definire l'organizzazione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, Cersaie, per le prossime 3 edizioni. L'accordo che conferma Bologna Fiere, quale quartiere fieristico sede della manifestazione internazionale, ha già definito per il triennio 2015-2017 le date di svolgimento della manifestazione, calendarizzate come di consueto tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre. L'accordo prevede inoltre una serie di azioni finalizzate a sviluppare sinergie tali da consolidare ai vertici mondiali Cersaie e la sua naturale sede espositiva bolognese. Ultimi giorni per partecipare al premio Firuz Galdo, nato dalla collaborazione tra l'Associazione Culturale Meno e la Fondazione Maxi, finalizzato a promuovere e sostenere i giovani talenti creativi nello sviluppo delle proprie ricerche, con la massima libertà di scelta nell'ambito delle discipline artistiche. Assegnato ogni anno da una giuria di esperti composta da professionisti e addetti ai lavori, il premio Firuz Galdo è riservato ad architetti, storici e artisti italiani o stranieri e agli studenti universitari delle materie affini under 35 attivi in Italia. E torniamo ancora a parlare di attualità, c'è ancora molto da fare nell'applicazione della legge anticorruzione. È quanto emerge dal monitoraggio effettuato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. L'ANAC, questo è il nome dell'autorità, ha fatto il punto della situazione sul primo anno di vita della legge anticorruzione, lamentando a livello politico la poca determinazione nell'applicazione delle misure per la prevenzione e il contrasto della corruzione. Come si legge nel rapporto, nonostante i reiterati solleciti dell'autorità, non tutti i ministeri, gli enti pubblici nazionali e le regioni e gli enti locali hanno nominato il responsabile della prevenzione per la corruzione. È l'ultimo nato nel mondo dei capsule hotel e si trova, come la maggior parte di essi, in Oriente. Stiamo parlando del Pod Hotel di Singapore, progettato dallo studio Formwerks. L'hotel è composto da 83 comodi moduli, o meglio capsule, ispirati a uno stile moderno e minimalista, caratterizzati da comfort e qualità. Ogni pod è dotato di lampada di lettura personale, tavolo ribaltabile, appendiabiti e prese elettriche per uso personale.